Ragazzi, vi ricordate cos'è questo? Ho deciso di rifare molto in ritardo la seconda parte della guida delle soluzioni di Peacemaker. Per chi fosse nuovo e non conoscesse cos'è questa cosa, questo è un gioco che ho creato io, Karanis, e contiene gran parte degli youtuber di LoL. Ad esempio qui c'è Cane Lupone. Per chi sa già di chi sto parlando, questa è la seconda parte della guida. Vedete la prima se non l'avete vista, ovviamente, o se non vi ricordate che è successo prima. Ricapitolando, abbiamo incontrato e conosciuto Paolo Cannone, che adesso è il nostro venditore di accessori in città, e fatto squadra con Cane Lupo. Ora dobbiamo iniziare la prossima missione, quindi andiamo a parlare con Nerowolf. La missione consisteva nell'andare a parlare con Re Starsky nel regno di Bronzia, ma succede un imprevisto. Ovviamente io la storia la salto, ragazzi, perché voi la fate voi la storia. Questa è, diciamo, la guida da vedere per chi si scoccia di capire e pensare le cose, o per chi ha finito il gioco e vuole finirlo meglio, magari sapendo tutti i segreti. Ok, grandissimo colpo di scena. Entrano in gioco i farabutti di Latina. Da quanto tempo che non metto le mani su Peacemaker? Perché poi mi è venuta voglia, perché sto facendo Wicca, il prossimo gioco, e quindi mi sta venendo voglia di fare questo video. Lapottino, visto che sono tre ninja. Fuoco, aoe. Nerowolf possiamo fargli aumentare il morale, ossia aumentare la vita massima dei compagni e una piccola rigenerazione. Perché tanto è inutile che baffiamo il danno, perché questi sono nemici facili. Ok, visto che ha preso un bel po' di danni il ladro, adesso può usare lame d'ombra, che è una mossa d'area. Oh. Ora anche Kyrenis si è unito in squadra. Chi cazzo è Kyrenis? E visto che non ha molti pezzi di equip, glieli diamo noi. Bei braccialetti fortunati. C'è un bug in Peacemaker, non doveva essere un bug, però a questo punto l'anello di Garuda, quello che ti dà l'uccello, se lo equipaggi, ad esempio guardate la vita di Bocchino, 291 HP, camminando, la 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 la, 313, vedete, aumenta con l'anello di Garuda. Quindi camminando a caso, casomai non avete pozioni, non avete soldi, potete fare un po' di camminate a caso, e l'anello di Garuda vi rifullerà il personaggio. Ovviamente ci mette tempo, per carità, però per chi vuole fare queste cose. Il prossimo step dovremo scegliere una delle tre case. Nel negozio di Gaia incontreremo anche Cane Lupo, quindi andiamo prima lì. In questo modo Cane Lupo si unirà alla squadra. In questa fase invece non c'è bisogno di un cazzo. Il Bocchino non deve consumare mana, quindi attacco base. Lapottino terra bruciata. Kyrenis tempesta. Cane Lupo vicario. E adesso abbiamo tre attacchi ad area, quindi dovrebbero morire praticamente tutti in un turno solo. No. Vabbè, attacchi base per tutti. Attacco base, attacco base, attacco base. Ok, paghiamo questi 100G e ingaggiamo Cane Lupo. Che conviene comunque, ragazzi, è essenziale, non è un optional. Come prima, attacco base, terra bruciata, tempesta, vicario. In quest'ultimo fight invece cerchiamo di prepararci per il fight che verrà dopo. Quindi, farabutto fa un attacco base. Non ho il mana per il lapottino, quindi attacco base anche con lui. Onda sonica di Kyrenis per curarmi i TP, che mi serviranno dopo. Cane Lupo può fare qualsiasi spell, perché tanto lui può curarsi da solo il mana, quindi va bene lo stesso. Lame d'ombra di ladro possiamo utilizzarlo. Perché? Perché soltanto i monaci in questo gioco accumulano i TP e li tengono conservati. Tipo Kyrenis, se in questo fight finisce con 100 TP, il fight dopo avrà 100 TP. Il ladro invece no. Quindi appena lo abbiamo possiamo usarlo anche con dei mostri qualsiasi. Cane Lupo ha finito il mana, quindi lo ricarichiamo. Ora dobbiamo andare a fare la boss fight, la parte più difficile. In realtà questa boss fight è divisa in due fasi. La prima col danno ad area è una cazzata, la seconda è un po' più complessa. Quindi prepariamoci al combattimento iniziale. Lapottino deve avere il mana carico per fare danno ad area, quindi carichiamo il mana del lapottino. La vita di tutto è un po' bassina, quindi qualche pozione la possiamo anche utilizzare. Pa, pa. Ma Kyrenis non lo curo, perché a fine di questo combattimento tutti quanti si refulleranno la vita, quindi non lo curo. Salvo il game, prima di un fight importante salvate sempre il game, magari su un altro slot, così casomai recuperate se fate degli errori mortali. Ora combattiamo con la crew di Snakino. Qui possiamo utilizzare tutto il mana che vogliamo, senza preoccupazione. Tanto si refullerà la battaglia dopo, quindi doppio colpo, senza che ci... Non c'è bisogno che carichiamo le lame del ladro. Cioè tanto li ammazziamo di danni ad area. Terra bruciata, tempesta, vicario. La difficoltà degli scontri pieni di nemici è che, essendo tanti, tanti attacchi fanno tanto male. Quindi se li ammazziamo subito insieme con danni ad area non dovrebbero dare problemi. Ora sono morti tutti praticamente. Lame d'ombra e basta, abbiamo finito. Ora l'abominio, essendo un boss fight, ci dobbiamo concentrare un po' più sul danno singolo. Quindi lame avvelenate è importante. Lapottino spamma fuoco. Kyrenis c'ha il marrone kick pronto perché ce lo siamo preparati prima, quindi marrone kick subito. Cane Lupo spamma in faccia. Che poi vi ricordate che nella puntata scorsa abbiamo ottenuto le prime due anime one.
E quindi le animeone ci conferiscono le ultimate. Le abbiamo equipaggiate al ladro e al mago. Ok, la medumbra possiamo farla anche subito, perché applica un veleno e il veleno fa male ai boss, fa danni a percentuale. Carichiamo il TP di Karenz con onda sonica. Il lapottino ha Ast pronta, quindi attiviamo Ast così facciamo ancora più danni. L'unico problema è che ha perso molta vita. Visto che il più scarso del gruppo in questo contesto è Karenz, usiamo una pozione sul lapottino, gliela da Karenz. Boom, crittato. Fuoco lo shot. Facilissimo. Ora bla bla bla, Snakino si unisce a noi e comincia la prossima missione. Con le due scelte potete scegliere quello che volete, non cambia nulla. Qui Snakino e Nero Wolf si organizzano per partire in missione. Ossia, la missione principale è andare a Banania e catturare Masarone. Il problema qual è? È che per andare a Banania ci vogliono dei portali. I portali possono crearli i maghi neri e l'unico mago nero rimasto in vita in questo momento è Gizzy. Ora possiamo scegliere chi portare con noi in questa missione, c'è uno slot libero. Cane Lupo in questa fase del gioco è un po' scarso, diventa più forte più in là. Ci andiamo a prendere un bellissimo Paolone. Unisciti al gruppo. Paolo Cannone adesso fa parte del gruppo. Possiamo benissimo comprargli uno scudo. E Paolo Cannone può addirittura supportare uno scudo grande. Quindi ci prendiamo un bellissimo scudo grande. Che what the fuck, lo scudo piccolo costa di più dello scudo grande. Bravo Vincenzo, bellissimo fatto. Una pettorina. Snakino e il farabutto di Latina non fanno una bella combo insieme. Perché? Perché adesso abbiamo droppato il pugnale di Latina, questo altro pugnale, che ci permette di avere due dagger in ogni mano. Quindi dobbiamo scegliere se darlo al ladro o al Snakino. Noi lo diamo al ladro, quindi mettiamo nella prima mano il pugnale di Latina, nella seconda è leggero. Ok, siamo pronti per partire. Gli oggetti forse, vabbè, ce l'abbiamo. Sono pronto. E si va, si parte. Guarda quanto è bello il mare qua, quanto mi piace questa animazione. Ah, che calma che mi mette. Se il vostro gioco si bugga in questa parte, in questa scena, ragazzi, dovete scaricare la versione aggiornata del gioco, che l'ho messa qualche giorno dopo. Ah, questi bug. Ok, siamo arrivati a Nerkiam. Ora a Nerkiam dobbiamo trovare Gizzy, che si trova nelle fogne. Per accedere alle fogne dobbiamo oltrepassare questo simpaticone. Questo simpaticone può lasciarci passare in due condizioni. O gli diamo 500 gold, o lo pestiamo di botte. Se gli diamo 500 gold, gli incontri casuali praticamente non ci sono nelle fogne, sono molto più bassi. Ho fatto in modo che la gente potesse raccogliere i soldi, ora vi dico dove trovarli. I primi si trovano in questa casetta qui giù. C'è uno scrigno qua che dà 100 gold. Gli altri gold un po' più nascosti invece li troviamo qua. Si trovano nascosti nella casa. Ve lo dico io, qui, nel letto. Salite sul letto, premete spazio. Sono sotto al cuscino. Vado un attimo a bere. Eccomi qua. Gli altri 200 gold invece li possiamo trovare in questa casa. Qui c'è un figlio di puttana che possiamo aiutare. È un fight stupido. Ok, questo mo ci dà 200 gold. Ora abbiamo fatto 200 bellissimi gold. Abbiamo 1000 gold che sono bei soldi. Ora voi potreste darglieli, ma non gli ridiamo. Innanzitutto equipaggiamo Apollo Cannone. Gli equipaggiamo i stivaletti napoletani. Scusa Paolo. A lui diciamo dovrei accedere alle fogne. Poi gli diciamo vado a chiedere del coglione, coglione. Ora lui ci attacca, abbiamo fatto attaccabrighe. No, questo è un altro cazzone scarso. Doppio colpo, fuoco, stilettata, attacco base, senza preoccupazioni. Ok, ora siamo nelle fogne. Seguendo questa strada qua, malinconica qua dietro, in culo al mondo. Che palle, iniziamo. Ricordate il comando fuga che vi ho insegnato. Esc, fuggi. C'è un simpaticissimo anello della difesa minore che daremo poi dopo a Paolo Cannone magari. Allora qua giù c'è un simpatico oggetto. Pettorina, una bella pettorina che equipaggeremo adesso al nostro bocchino, perché è il personaggio più forte del gruppo, quindi è meglio che lo teniamo ben protetto. Questa signora, questa nonna, è la moglie di quel vecchietto che incontriamo all'inizio e che salviamo, che poi gli diamo una pozione dopo, che poi incontriamo varie volte. Questa è per continuare quella quest. Questa ti dà un po' di monnezza che devi portare al nonnino come ricordo della sua amata Napoli. Quindi prendi la monnezza. Il nonnino lo incontreremo più avanti e gli daremo la monnezza. Ora c'è Gizzy che fa il burlone. Incontriamo il fantasma che sarebbe Gizzy, che appare, ecco quanto è carino. La gente lo insegue, ma non finirà mai. E in realtà è un mondo che si ripete, quindi basta che vi fermate, fermi proprio. Aspettate che lui venga da voi. Ecco qua, ciao Gizzy. Casomai non avete uno store portatile e volete comprare qualche oggetto, qui dietro c'è la macchinetta di Gizzy.
la macchinetta elettrica. Jizzitron operativo, desidera. Guardate la grandissima battuta della macchina di Jizzy. Sai cosa dice una duna ad un'altra duna? Ovviamente voi conoscete questa battuta, no? Speriamo che passi qualche duno. E invece è errato. Non dice nulla, le dune non parlano. Ok, quando siamo pronti, salviamo la partita. E lui ci porterà all'interno del portale. All'interno del portale incontreremo un altro Eone, che sarà un boss un po' complicato. Diabolos. Come ogni boss, lame avvelenate pronte. Enzo comincia a spammare il fuoco. Ora che abbiamo Snachino, spammiamo stilettata applicando il veleno. Mi sono dimenticato di una cosa, raga. Non ho curato i personaggi prima del boss. È importante farlo. Io sono una pippa. Quindi adesso gli diamo un bello scudino a Enzo. Bam, cazzo che danni che fa. E gli abbiamo messo pure le difese. Comunque, lame d'ombra e applichiamo un ulteriore sanguinamento sul boss. Stilettata perché non abbiamo inflitto sanguinamento, quindi dobbiamo farlo. Una pozione su bocchino che è importante. No Paolo, ho sbagliato a non curare i personaggi a inizio fight, raga. Allora, farabutto è importante, non possiamo fargli perdere tempo. Deve spammare doppio colpo, è importante. E Snachino è quello là più scarso al momento, quindi facciamo resuscitare Paolo. E che palle, si è fissato con Paolo. Farabutto doppio colpo, lapottino, ast. Assassino, resuscita ancora una volta Paolo. Ora il fuoco fa più male per Ast. Curiamo il mago che è importante. Anche se muore Paolo Cannone, il mago non deve morire. Ok, ciao Paolo. Ora possiamo rischiare. Perché? Possiamo continuare a combattere il boss. Il boss ha una skill che confonde i compagni. E se viene confuso ad esempio il ladro e dà una mazzata al mago, lo sciotta. Io rischio perché mi piace rischiare. Quindi lo continuo a menare con doppio colpo e fuoco. Anche se a bocchino ha finito però il veleno. Masticazzi. Intanto un altro po' lo ammazziamo, grazie a Ast. Ok, 368 danni. Non morì? Ok, continuiamo. Tanto è morto questo turno, ce la facciamo. Abbiamo finito pure il mana. Cazzo, abbiamo finito il mana. E mo? Ti butto una granata col mago. Sti cazzi. No! Ha confuso la bottino. Cazzo, ammazzalo, ti prego. Ah! Ok, ha saltato il turno. Attacco base. Suga. L'anello dei cieli. Abbiamo catturato un altro Eone. Anima di Diabolos, anima Eone, corno di Diabolos. Allora ragazzi, molti non sanno che fanno il corno di Diabolos. Pensano sia un bug. Non è un bug. Se leggete la descrizione del corno di Diabolos c'è scritto: chi lo equipaggia perde il controllo di sé. Le abilità vengono lanciate a caso. Aumenta molto le statistiche. Infatti guardate quanto cazzo aumenta il danno del ladro. Cioè, è assurdo. Il problema però è che non fa più le spell. Cioè vengono sparate a caso le abilità. Non conviene dare questo pezzo a uno che fa le magie. Ora dobbiamo andare a parlare con Jizzy. Parliamo con Jizzy. Ora uscendo fuori incontreremo Nico. Nico è la guardia del corpo di Starsky. E ci ha detto che dobbiamo andare al castello. Perché Starsky e Nico pensano che noi abbiamo distrutto il primo villaggio, quello di Tanksville. In pratica ci sta dichiarando in arresto. Senza compagni, quindi non dovremo scegliere un compagno stavolta. Andremo soltanto con Nico. Andiamo a parlare con Nico. A volte ragazzi, in questa fase del gioco capita questo bug che non ci fa salvare la partita, vedete? Fa questo rumore. Se dovesse capitare questo bug, voi premete o ESC o clic destro. Così uscite. E poi salvate la partita manualmente dal menu principale. Che cazzo è successo? Si sono cancellati i dati. What the fuck? Si sono cancellati tutti i dati di gioco. A volte succede sto bug. Ragazzi, se succede, fate come ho fatto adesso. Ossia, annullate e salvate la partita manualmente. Mi dispiace, non li so sti bug. A volte succedono. Ci sono vari tesori in questa mappa. Ci sono, ad esempio, questo che non mi ricordo che è. Erba curativa, sti cazzi. Giù c'era un elisir. Ah, ho fatto un guaio, raga. Non ho tolto le scarpe, come cazzo si chiama? Andiamo a Nico il corno di Diabolos. So che tanto Nico, ragazzi, ha delle abilità che vanno a TP. Quindi lui spamma comunque attacchi base da solo, vanno bene. Poi gli diamo magari un anello di Garuda. E l'anima Eone perché è l'unico nel gruppo in questo momento, quindi gliela diamo. Mamma mia, quante cazzo di incontri casuali, raga. Non vi dimenticate mai di... Tenete sempre le scarpe in borsa, toglietele quando finisce una missione. Ok, ora è una parte un po' più complessa. Dietro questo ammasso di veleno ci sono artigli affilati che possiamo equipaggiare a Nico. Così risparmiamo. Ecco qua, andiamo avanti. Ok, siamo morti tutti in pratica. Quindi pozione, non abbiamo pozioni. Negozio portatile. Compriamo 8 pozioni, va. Tanto ci abbiamo i soldi. Vieni qua, pozione a te e a te. Sulla destra c'è un elisir. Ora ragazzi incontriamo
Traeger. Ora possiamo scegliere se aiutarlo in questa missione o abbandonarlo e andare da Starsky. Noi lo aiutiamo, perché poi sblocchiamo delle cose dopo, non è che non ci dà nulla. E andiamo a fare questa missione. Allora, piccolo segreto. In fondo a sinistra, salendo tutto, c'è uno scrigno. Ala di Fenice. L'ala di Fenice è diversa dalla piuma, perché riporta in vita un compagno con tutta la barra della vita. Questa parte è un po' noiosa per chi non conosce i segreti del gioco. In giro per la mappa, vedete queste letterine lì? Questa qua, in alto, questa qui, qua a destra. Ci sono delle letterine sparse per terra. Se ci premete sopra, queste letterine, come questa, vi dicono una lettera. Meno 4, ad esempio. Se voi segnate tutte le letterine sparse in giro per casa, fate un'addizione, una sottrazione, e vi esce un risultato. Il risultato, se non mi sbaglio, è 13. Non mi ricordo bene, mi sembra che è 13. Quindi inserisci password, se sbagliate vi fa male la porta. 13. Ok. Ok, ora troviamo Fragola. E viene il boss. Combattiamo sto boss. Nico, come avete notato, non puoi scegliere le mosse di Nico. Salta, perché ha il corno di Diabolos. Draeger è praticamente un Kairenis però support. Quindi onda sonica anche a lui per caricare gli TP. Boom! Boom! Ma che bug era? Avete visto? Nico ha fatto la spell di Snitex. Ha fatto i fulmini di Snitex. What the fuck? Sto gioco è pieno di bug e io manco li conosco. È la prima volta che mi capita. Sapete perché questo bug? Perché fa le spell casuali, no? E allora è capitato che ha fatto le spell anche degli altri personaggi. È un bug, non dovrebbe fare le spell. Magari potrebbe fare anche la spell di qualsiasi altro personaggio. Ok, adesso è una scelta importante. Quando abbiamo salvato Fragola, possiamo chiedere a Draeger due cose. O ci ripaga per questo aiuto con dei soldi, ma sono degli spicci, è inutile. O chiediamo a lui di unirsi a Roccaraso insieme a Fragola. Quindi noi diciamo questo. E ora abbiamo sbloccato sia Draeger che Fragola come membri del gruppo. Ora, eccoci signore e signori, siamo arrivati a Bronzia, uno dei posti più belli di questo gioco, un bel castellone. In fondo a sinistra del castello, qui giù, c'è uno scrigno che io mi si prendo anche per il culo dicendo: cioè, tu davvero sei venuto fino a qua giù per uno scrigno di merda? Perché magari qualcuno che non conosce i segreti del gioco e gli piace esplorare, l'ha trovato, e quindi io l'ho insultato giustamente. Una pozione, coglione. Eh? Avete notato qua in alto, qui chi c'è? C'è quel nonnino di merda, dopo ci andiamo a parlare. Ora vediamo tutti i segreti del castello di Bronzia. Qui c'è un cameo, un riferimento a Starsky quando disse: su questo foglio c'è il programma di tutta la trasmissione del Bronze Time, date e orari. Quindi quando esce Bronze Time? Esce domani. Qui c'è il riferimento a Bronzio, non mi ricordo come si chiama, che mi dice: ti prego, mi metti nel gioco. E quindi l'ho messo come riferimento in Bronzia. Giustamente ho detto, puoi fargli dire una cazzata. Lui me l'ha chiesto e l'ho fatto. Saliamo le scale. Ok. In questo piano ci sono due scrigni. Un volevi, che non ti sto trollando, è un oggetto che si chiama volevi. L'Evolevi si può usare in combattimento. Si lancia su un compagno e in quel turno eviterà qualsiasi attacco fisico e magico. È fortissimo come oggetto. Qui un altro volevi, in fondo a destra e a sinistra. C'è sto cazzo di bambino di merda che fa quella cazzo di domanda di merda, un indovinello. Voi potete dire, potete provare a rispondere o dirgli: ma vaffanculo. Voi rispondete. Sbagliate, a caso, come volete voi, tanto senza manco pensarci. E gli riparla, fa, coglione. Quindi sfigura il volto a suon di botte. Sto bimbo di merda che... Ok, mammina, e fottiti pure i suoi risparmi. Ecco, 100 gold. Qui sotto, ragazzi, guardate, qua sotto si può uscire. E qui fuori chi c'è? Parlando con sto stronzo, gli date la monnezza. Ora abbiamo sbloccato il nonnino come mercante di Roccaraso. Ora andiamo al piano di sopra. Sei sicuro? Faccio qualche altro giro, dai, salvo la partita. Non è importante cosa scegliete qui, sono tutte stronzate. Ora avrete chiuso in prigione, qui potete fare il cazzo che vi pare, tanto avete un tempo. Cioè, anche se camminate gli eventi si svolgono da soli, quindi aspettate che arrivano questi. Quanto è agghiacciante. Mi metto qui in fondo, guarda, così non ti cago proprio. Ora arriva Nico e ci dà una mano. Ammazziamo. Non abbiamo danni ad aria. Questo è un problema. E Nico non ci obbedisce perché è il corno di Diabolos. Subito, doppio colpo e picchiamo il cultista. Lo togliamo subito da mezzo. Oddio, questa è la ulti de... Il corno di Diabolos è super buggato.
Ok, raga, ora c'è un boss molto rompicazzo. Prestate attenzione al dialogo, perché adesso, ora Starsky ci ha fatto aprire il menu principale. Vi ricordate la spada del gelo che abbiamo droppato all'inizio? Non avendo un guerriero non ci serviva a nulla. Adesso Starsky è un guerriero e gli diamo la spada dei ghiacci. Finalmente gliela possiamo equipaggiare. E si va. Si combatte per Bronzia. Questo fight è particolare. In 15 turni è game over. Quindi dobbiamo uccidere il boss prima che scada il tempo. La soluzione la sapete. La mi avvelenate. Fuoco. E Re di Bronzia magari gli facciamo usare una pozione sul ladro che sta morendo. Ok, doppio colpo. Manuel ha 3 spell se non ha la ulti. Ha lo stadio bronze, silver e gold. Nello stadio bronze fa più danni e rigenera TP ogni turno. Nello stadio silver aumenta la sua velocità e la possibilità di compiere più azioni per turno. Nello stadio gold diventa più tank e si cura il mana. Ora ci serve lo stadio silver, perché abbiamo bisogno che lui compia più azioni per turno. Lame d'ombra, Enzo può attivare Hast. Re di Bronzia adesso può curare, speriamo che fa un secondo turno. Non lo fa. Però curiamo il nostro mago. Sanguinamento sul boss. Nego attacca. Boom, ha shotato Starsky. Magari il coro di Diabolos non è proprio forte in questo fight. Sapete perché? Perché adesso era importante che Nico resuscitasse Starsky. E invece non può fare perché poi non obbedisce agli ordini. Ora avete notato, ragazzi, che ha fatto il boss? È andato in sovraccarico. Ora c'ha quella barra energetica. Non vi preoccupate, possiamo continuare a picchiarlo. Ora il boss o ci attacca o va in modalità ancora più in sovraccarico. Cioè va proprio al limite. Sì, va alla massima potenza. Ok, quando va in massima potenza farà un attacco che shotterà tutti quanti i compagni. Quindi noi ci dobbiamo preparare a incassare il colpo. Usiamo un Evo Levi sul bocchino. Il lapottino c'ha la sua mossa blocco di ghiaccio senza che usa l'oggetto, quindi si protegge. Nico non sa che fa purtroppo, quindi lui morirà perché non obbedisce. Ora shotta tutto con una martellata, morirà solo Nico. Ah no, Nico ha schivato. Bravo Nico, doppio colpo. Fuoco. E abbiamo vinto il fight senza manco l'aiuto di Starsky, che è morto per tutto il tempo. In 9 turni, 8 turni. Ora ragazzi, come potete notare, qui sopra troviamo Draker, che adesso si è unito al gruppo, e Fragola. Importante, dobbiamo togliere a Nico l'anima Ione. L'anima Ione ci serve, non deve averla Nico. Dobbiamo tenerla pronta. Gli artisi, che lui è l'unico che li usa. Per questa missione è importante che noi andiamo a comprare gli oggetti, gli accessori che non abbiamo comprato prima. In realtà era meglio se li avessimo comprati prima, ora mi sono scordato. Quindi compriamoli ora, aggiorniamo un po' l'equip. Visto che abbiamo 2000 gold, compriamo un altro anello del potere minore, che ci servirà per un membro del gruppo. E poi il supporto che troveremo, invece gli diamo l'anello di difesa, non del potere minore. Ok ragazzi, siamo pronti a partire per la missione. Tutti a casa di Jizzy. Ora, in questa missione abbiamo 4 squadre: Karenis e Paolo Cannone, Cane Lupo e Nico, Nero Wolf e Giselle, Snaghino e Jizzy. Servono tutti e 4. Quindi scegliamoli in ordine. Facciamo Kairenis e Paolo Cannone per primi. Abbiamo 4 missioni diverse in questo posto, a Boostown. Con Kairenis e Paolo Cannone abbiamo una missione qua, dal Frocio, qui. Dobbiamo andare dentro casa. Ci sono questi tizi che ti inseguono e noi dobbiamo schivarli, così dobbiamo correre come gli stronzi. Prendere questo scrigno, un dildo di gomma, e poi dobbiamo scappare. Ah, adesso dai Maronne Kick, quindi. Ok. Abbiamo preso il dildo di gomma. Ora glielo ridiamo. Ok. Missione compiuta. Adesso non ci servono più Paolo Cannone e Kairenis. Quindi andiamo di nuovo in base e cambiamo formazione. Prendiamo, cambia formazione, Canelupo e Nico. Canelupo e Nico hanno una missione qui. Nico salta, prende il gatto e glielo riporta a sto bambino. Miau, figlio di puttana, cazzo guardi. Finita la missione. Adesso prendiamo Nero Wolf e Giselle. E c'è questo tizio qua dietro nascosto, che Giselle gli crea delle limonate in pratica. Dovete leggere per capire. Ok, cambiamo formazione ancora. Snaghino e Jizzy. Snaghino e Jizzy hanno la missione un po' più difficile, ma è una cazzata in realtà. Vanno nel Fight Club. Jizzy non ci serve, ci serve solo Snaghino qui. E ora vi facciamo vedere come. Accettiamo. Ok, quel tizio pelato ci ha dato un oggetto. Questo oggetto si chiama Esca. L'esca la usiamo su di Snaghino. Tutti quanti fanno danno a caso, tipo fuoco, come vuoi tu, uguale. Stile. Snaghino deve fare contrattacco e Jizzy frammentazione. Ora che Snaghino ha l'esca, il boss attaccherà Snaghino. E Snaghino contrattacca. Quindi adesso appena il boss attaccherà riceverà dei danni. Vedi? 650.
E continuiamo. Ora picchiamo il boss. Adesso il boss ha attaccato il mago, non ha attaccato Snaghino. Perché è un bug di merda. Come regola dovrebbe attaccare solo Snaghino. Vabbè, nel caso possono morire anche tutti i compagni. Vogliono tutti, rimane solo Snaghino. Ma lui farà sempre contrattacco e quindi alla fine ce la fa da solo. Uno mi... fuori un... Ok, abbiamo battuto il boss. Ora abbiamo completato tutte le missioni. Possiamo tornare da Nero Wolf nella base. Bla bla, ci hanno tesso una trappola. Masarone. Ci hanno chiusi in galera. Ora grandissimi dialoghi, bla bla bla. Sì, beh, cosa facciamo con i prigionieri? Milt, ma che domande fai? Li condanniamo tutti a morte. Ora, grandissimo colpo di scena. Lapo riesce a convertirsi e diventa buono. E libera tutti. Quindi un grandissimo discorso toccante con la musica, bla 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 bla. Io quando ho fatto Peacemaker ho sempre sperato che Lapo e Gaia non si lasciassero. Perché se si lasciassero, se si fossero lasciati mentre Peacemaker era famoso, gli avrebbe dato fastidio vedersi insieme, no? Quindi non vi lasciate mai, ragazzi, fatelo per me. Ora, ragazzi, come nella base di prima, quella lì a Boostown, dobbiamo scegliere una formazione per combattere il boss. Equipaggiamo prima i personaggi, però, prima di andare contro il boss. Sceglieremo la formazione di Kairenis e Paolo Cannone. Quindi diamo a Kairenis l'anello del potere minore. E ricordate di equipaggiare a Paolo Cannone l'anima... l'anima Eone, perché la ulti di Paolo Cannone è molto utile in questo fight. Ok, raga, come al solito, lame avvelenate. La Pottino fa fuoco fino a che non si carica Ast. Onda sonica. E Paolo Cannone scuda qualcuno. Facciamo scudare il più importante del gruppo, ossia il ladro. Non è molto forte come boss, raga. Lame d'ombra, fuoco, onda sonica. E Paolo Cannone usa una pozione su il nostro Kairenis. Se mi mettete a spostare la testa o fare così, è perché ho sto microfono avanti gigante che mi blocca lo schermo. Quindi non mi sale neanche il mal di testa. Devo guardare così. Ah. Che palle quando questo boss shotta la gente. Ma devo resuscitare Kairenis. Doppio colpo. Fuoco. Paolo Cannone. Piuma di Fenice su Kairenis. No, mi ha shottato Paolo. Mi ha shottato Paolo. Il ladro attacca. Il mago. Fuoco. Kairenis resusciterà Paolo. Ancora. Questo è meno un punto critico in realtà. Perché io volevo fare la ulti di Paolo Cannone per curare tutti. Il problema però è che Paolo Cannone è morto. Dobbiamo resuscitarlo. Allora, il ladro deve rifarsi le lame avvelenate. La Pottino continua a sparare finché Ast. Kairenis deve resuscitare. Però resuscitiamolo con un'ala di Fenice. Se me lo sciotta mi incazzo. Cazzo. Il mago continua a sparare fuoco. Kairenis resuscita il nostro ladro. E Paolo Cannone fa non mi tiltate, che dà barriera a tutti e danno. Quindi sperando che prima Kairenis. Ok, perfetto. Ora abbiamo uno shield per tutti quanti. Sperando che il mostro non sciotti qualcuno. Ok, perfetto, lo shield ha funzionato. Doppio colpo. Ah, finito il mana al mago. Usiamo un elisir sul mago. Così sicura anche la vita. Kairenis può fare un medic. Paolo Cannone invece usa una pozione sul ladro. Amore, penso il boss. Ok, è morto. Abbiamo ottenuto l'ultima anima Eone. E anche la falce della morte, che si può usare sui maghi. La storia bella e drammatica, che poi ve la leggete voi, non ve la leggo io. Grande spoiler, saltatelo se non volete saperlo. Questo tipo, per chi non l'avesse capito, è Kairenis dal futuro. Quando quel cavaliere oscuro stava per fare l'attacco finale, Kairenis usava un portale di Gizzi per viaggiare nel tempo. E quindi tornava indietro nel tempo per fermare il boss, per cercare di fermarlo, ma non ci riusciva mai. Soltanto però che Gizzi dice che più viaggi nel portale oscuro, più hai possibilità di diventare un demone. Infatti, guardate, è diventato un demone in pratica. Alla fine l'unico modo di salvare il mondo era quello di creare un altro portale di Gizzi e buttarci dentro il boss finale e andare lui stesso dentro sacrificandosi con la bomba. Quindi facendo esplodere tutto quanto nel portale. Che trama, eh? Mamma mia. Ora siamo arrivati nell'endgame, la modalità endgame. Nell'endgame possiamo già andare contro il boss finale e finire il gioco, o andare a fare le cose secondarie, che in realtà non sono così secondarie, perché ci serviranno per creare un equip forte per battere il boss finale. Nel prossimo video guida vi spiegherò come fare tutte le missioni secondarie e come battere il boss finale. Adesso voglio soltanto farvi vedere il nuovo store in città del nonnino. Il nonnino vende gli elisir, che sono oggetti fortissimi. Contro il boss finale questi oggetti spaccano. L'elisir che vi cura tutta la vita e il mana. La fiaschetta che vi prende tutti i TP. L'ala di Fenice,
doppio Perry ispirato a Sabaku, che gli fa contrattaccare ogni attacco fisico, ma è meglio un Evo Levi che gli fa schivare qualsiasi attacco. Il bait serve a quando vi scocciate di camminare a vuoto per attirare dei mostri, è tipo il profumino di Pokémon. Poi qui dentro trovate la locanda. Nell'endgame, nella locanda, ci sono tutti i personaggi che avete sbloccato e potrete utilizzarli per portarli in missione o fare varie cose. Salvo la partita, ragazzi, ci vediamo nella prossima parte. Spero vi sia piaciuto. Vi ricordo che se volete giocare a Peacemaker potete farlo, è gratis, il link è in descrizione. E tenete presente che sto lavorando a Wiccan, ci vorrà un bel po' di tempo per uscire, ma uscirà. Wiccan sarà tutt'altra storia, sarà un gioco dal lato tecnico molto 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 meglio di Peacemaker. Dal lato di trama molto molto meglio, nel senso è una bella trama. Il problema è che non ci saranno gli youtuber, ho deciso, non ci saranno gli youtuber. Ci saranno personaggi inventati. Ovviamente sarà comico come gioco, principalmente. Comico serio. Ma non ci saranno gli youtuber. Ma non vi preoccupate, metterò molti riferimenti. Ciao ragazzi, un bacione.